Balla Vastese lo scontro al vertice del girone F. Al Giovanni Paolo II di Matelica i ragazzi di Colavitto si impongono con il più classico dei risultati al termine di una gara non semplice ma che i biancorossi hanno interpretato al meglio. Per gli aragonesi resta il primo posto in classifica a braccetto con l'Olimpia Agnonese, ma soprattutto la consapevolezza di poter recitare in questo torneo un ruolo di primo piano. La squadra di Colavitto scende in campo quasi al completo, l'unica defezione è quella del difensore capitano Allocca, sostituito dall'ultimo arrivato Bartoli, che lascerà poi il segno. Nelle Matelica assenze pesantissime con il forfè del bomber ex Pescara Vincenzo Esposito e del centrocampista Borgese. Si comincia davanti a spalti gremiti con numerosa e calorosa rappresentanza vastese. La formazione ospite in maglia biancorossa per dovere di ospitalità inizia in modo prudente con i locali a cercare di fare subito la partita, ma con i portieri praticamente mai seriamente impegnati. All'ottavo prima emozione di marca locale con un cross dalla sinistra di Pera per Degano che viene anticipato al momento della conclusione da Campanella. Al 17° arriva la risposta della Vastese con Prisco che dopo una buona azione personale mira all'angolino con Marcantognini che para. Miracoloso però l'intervento sul capovolgimento di fronte delle portiere della Vastese Russo che con i piedi nega la gioia del gol a Manuel Pera. Al 26° lo stesso Pera lanciato in contropiede viene affrontato fuori area di rigore da Russo e poi termina a terra con il direttore di gara che lascia però proseguire andando poi ad allontanare dalla panchina locale il dirigente accompagnatore del Matelica per proteste. Protestano anche i tifosi e i giocatori di casa ma il fischietto campano dice che non c'è fallo. Al 34° punizione di Degano e palla in aria per Galli che quasi in scivolata conclude debolmente fra le braccia di Russo. Al 42° tiro cross di Bartolini con il portiere ospite costretto a respingere con i pugni. Ma il dolce arriva nel finale di primo tempo quando Prisco di testa su punizione calciata da Fiore mette alle spalle dell'incolpevole Marcantognini. Nella ripresa si ricomincia con gli stessi 22 di inizio gara e con il Matelica in attacco. Al 7° Menzà salva su Baldinini mentre al 10° è Russo a respingere con le mani su conclusione ravvicinata di Pera. I marchigiani attaccano senza quasi soluzione di continuità. La Vastese cerca di sfruttare il contropiede ma gli spazi per la formazione abruzzese sono ristretti. Al 17° per la squadra di casa ci prova ancora Pera ma la sua conclusione è parata da Russo. Passa qualche istante e Pera crossa al centro dell'area piccola per Galli che arriva in scivolata con un attimo di ritardo. Al 18° Di Maio già ammonito tocca forse il pallone con la mano ma il direttore di gara segna la semplice punizione ai padroni di casa non andando a sanzionare con il giallo per la seconda volta il giocatore marchigiano. Il finale di gara vede gli assalti disordinati dei padroni di casa che al 37° restano in 10 per il secondo giallo sventolato questa volta a Di Maio per fallo di gioco su Felici. In 10 il Matelica rischia di andare ancora sotto ma al 40° Prisco di testa si divora il 2-0 davanti a Marcantognini. Il finale è ancora una volta dolce così come era stato nel primo tempo quando Bartoli al 43° va a siglare il gol del 2-0 che chiude definitivamente la gara e in maniera trionfale per la squadra del presidente Bolami.